Ok, direi che possiamo partire. E, volevo solo ricordarvi che potete fare domande per iscritto in qualsiasi momento durante la presentazione, le domande verranno lette alla fine e alla fine insomma, quando il webinar sarà stato concluso, verrà inviata a tutti i partecipanti e anche agli iscritti una registrazione del webinar. Detto ciò, passo la parola al collega Francesco Oliviero, che ci parlerà di Visum Publisher. Grazie Veronica, buon pomeriggio a tutti. E come ha anticipato Veronica, sono Francesco Oliviero, sono Senior Manager Mobility per l'Italia del gruppo PTV. E niente, oggi faremo una chiacchierata, vi racconterò, vi presenterò PTV Visum Publisher, vi dirò diciamo come funziona e faremo anche una breve demo. Per appunto mostrarvi le funzionalità, le potenzialità del prodotto. Allora, perfetto. Allora, molto rapidamente, appunto, faremo una breve introduzione su PTV Visum Publisher, quali sono i punti di forza, quali sono gli obiettivi del prodotto. Il processo, quindi il workflow con cui lavora PTV Visum Publisher, con informazioni sulla documentazione, come dicevo, daremo spazio a una breve demo del prodotto e poi naturalmente chiuderemo con eventuali domande. Cominciamo con appunto l'introduzione di Visum Publisher. Tutti siamo, diciamo, sappiamo, conosciamo le potenzialità del prodotto PTV Visum e appunto tutto quello che è possibile realizzare con questo prodotto. Naturalmente la complessità del prodotto da un lato appunto consente diciamo uno strumento molto potente, dall'altro però potrebbe e a volte limita quelli che sono gli utenti che possono utilizzare lo strumento, non tanto nella fase di elaborazione e costruzione di un modello, ma piuttosto sugli aspetti legati alla visualizzazione dei risultati. Da questa considerazione, appunto, nasce l'idea di proporre un prodotto, una soluzione, appunto, come PTV Visum Publisher, che, come diciamo, si intuisce dal nome, fondamentalmente consente di pubblicare e dimostrare di trasferire i risultati delle elaborazioni di Visum in maniera più semplice, in maniera, diciamo, una platea più ampia, sfruttando naturalmente quelle che sono tecnologie web, sfruttando quelle che sono le potenzialità di calcolo e di elaborazione del cloud. Quindi, in sostanza, Visum Publisher consente attraverso un processo, un workflow integrato in Visum attraverso delle dashboard, attraverso delle visualizzazioni interattive, di poter appunto consentire una visualizzazione dei dati, dei risultati, delle informazioni che Visum è in grado di elaborare e di produrre. In estrema sintesi, quindi, il processo. L'utilizzo di Visum Publisher parte, inizia con un caricamento delle informazioni, la possibilità di queste informazioni di poterle modificare e infine presentarle nella maniera più adeguata, più opportuna. Quali sono i punti di forza di questa soluzione? Innanzitutto la possibilità di avere delle dashboard interattive. Visum Publisher consente appunto di creare mappe in 3D, per esempio, per poter visualizzare dati, informazioni, risultati riguardanti la mobilità. È uno strumento estremamente flessibile e personalizzabile, quindi consente di analizzare e presentare in maniera molto semplice e molto facile enormi quantità di dati attraverso diversi strumenti, attraverso filtri, attraverso sovrapposizione di informazioni e dati. Consente in maniera semplice, rapida, intuitiva di poter comparare scenari
side by side, quindi avere nella stessa pagina, sullo stesso schermo, diversi scenari, poterli confrontare in maniera semplice tra di loro, e infine sfrutta le potenzialità di calcolo del cloud per poter creare delle animazioni molto accattivanti, sia diciamo a schermo intero che eventualmente diciamo, in una serie di riquadri. Chi sono, diciamo, chi è interessato, può essere interessato al prodotto PTV Visum Publisher? Sicuramente è uno strumento, è un prodotto che è stato realizzato per aiutare diverse, diciamo, utenti appunto a poter rendere più semplici, più leggibili i progetti su cui, in ambito mobilità, su cui molto spesso lavorano. In primis, quindi direi le agenzie della mobilità, sia locali che a livello nazionale, che hanno la necessità appunto di poter condividere con una platea ampia le informazioni che vengono elaborate. Associazioni in generale, che diciamo che hanno appunto la necessità di questa interazione continua con l'utenza ampia. I consulenti che nel loro diciamo lavoro possono essere supportati da Visum Publisher per poter, come dire, interagire col cliente finale, fornire anche in maniera diciamo dinamica, anche diciamo step by step, informazione all'utente finale, al cliente finale, e naturalmente le università che in questo possono trarre vantaggio soprattutto nella presentazione di risultati di ricerca. Gli utenti in generale che possono trarre vantaggio dal prodotto sono sicuramente chi si occupa di modelli trasportistici, chi utilizza diciamo magari quotidianamente Visum per costruire modelli, sicuramente decision maker che possono essere interni all'organizzazione ma anche esterni, e quindi uno strumento facile, semplice per trasferire a chi poi le decisioni deve prendere le informazioni, e in generale tutta una serie di stakeholders che partecipano, che possono partecipare in maniera collettiva alla scelta, per esempio, di soluzioni nell'ambito della mobilità. Quindi rapidamente un po' lo schema di interazione di Visum Publisher. Fondamentalmente è uno strumento che, integrato in PTV Visum, consente fondamentalmente di poter trasferire su una piattaforma cloud le informazioni del modello. Queste informazioni possono essere condivise attraverso la piattaforma myptv.com con una platea ampia che può essere costituita dagli stessi modellisti, quindi altri diciamo colleghi, diciamo così, che hanno l'opportunità di poter analizzare i risultati e poter fornire eventualmente delle osservazioni. Come diciamo, decision maker che possono appunto prendere coscienza di quelli che sono i risultati ottenuti, e in generale, diciamo, team di analisti che possono trarre vantaggio da appunto conoscere i risultati di uno studio trasportistico. Naturalmente, Visum Publisher, dato la necessità di poter appunto comunicare, interagire con platea ampia, è dotato naturalmente di strumenti che consentono in maniera collaborativa di raccogliere impressioni, di raccogliere feedback, e quindi di poter, come dire, lavorare in maniera continua sui risultati, diciamo, ottenuti. Rapidamente un po' di dettaglio sul workflow che diciamo, vi ho appena raccontato.
Naturalmente il primo passo, il primo punto per l'utilizzo di questa soluzione si inizia con la selezione, quindi una volta creato, diciamo, in Visum, diciamo, fatte le elaborazioni e ottenuto dei risultati, la prima cosa che occorre fare è selezionare i dati che si vogliono probabilmente trasferire, che si vogliono appunto condividere attraverso Visum Publisher. Naturalmente, dati dati, bisogna creare la struttura dati nel quale, diciamo, col quale esportare queste informazioni e, diciamo, passo finale, appunto, esportare questi dati. Fondamentalmente, come già è possibile vedere qui, un modello, quindi un'elaborazione viene, diciamo, realizzato con Visum, è possibile appunto esportarla in questa piattaforma Visum Publisher selezionando i dati, quindi non necessariamente tutto il modello, ma quello che posso fare è in maniera selettiva andare a selezionare quelli se sono i dati che voglio condividere con gli altri. E una volta selezionati i dati, avviare un upload che naturalmente lavora in background, che consente fondamentalmente di poter caricare sulla mia piattaforma i dati. Come vedete qui, appunto, diciamo, questo screenshot vi mostra appunto il fatto che l'upload delle informazioni avviene in background nel momento in cui sono state caricate, diciamo, il sistema ci dà un messaggio di trasferimento dei dati. Una volta che questi dati sono stati caricati sul mio, diciamo, sulla mia piattaforma, naturalmente posso attraverso il web, attraverso il mio account in MyPTV, poter, diciamo, visualizzare i dati che sono stati caricati. In generale l'organizzazione dei dati, i dati vengono gestiti attraverso, diciamo, dei modelli, quindi è necessario, diciamo, creare dei modelli e all'interno di questi modelli è possibile definire una serie di scenari. Naturalmente l'interfaccia che è visualizzata appunto in questa slide consente di poter, diciamo, in maniera molto semplice, molto intuitiva, appunto visualizzare questa organizzazione gerarchica delle informazioni e naturalmente andare su ogni scenario, su ogni informazione che è stata caricata a vedere quali sono, in questo caso qua, gli attributi, quindi quali sono le informazioni nello specifico che sono state caricate. Naturalmente attraverso questa interfaccia è possibile eventualmente anche eliminare i dati. Non è possibile caricare le informazioni se non attraverso Visum, quindi non è possibile, ad esempio, connettersi esclusivamente al PTV Visum Publisher e da lì caricare, diciamo, dall'interfaccia web, caricare le informazioni. Le informazioni vanno sempre generate e caricate attraverso Visum. Una volta che i dati sono stati, come dire, esportati, caricati e organizzati diciamo, sulla mia piattaforma, si passa dunque alla creazione delle dashboard. La creazione delle dashboard, che è estremamente semplice, quindi è possibile sui dati che sono stati caricati poter aggiungere ed organizzare una serie di widget e configurare gli stessi in modo tale da poter configurare e visualizzare correttamente le informazioni. Qui appunto potete vedere quello che è lo strumento per poter aggiungere i vari widget. Quindi, nel caso specifico, qui vengono riportate le zone, ma diciamo, tutti gli elementi che poi appunto vedremo fra poco in una demo, vengono caricati sulla piattaforma. È possibile partire da lì, poter visualizzare, poter, diciamo, aggiungere dei grafici a colonna oppure poter animare o rendere statiche le mappe su cui vengono visualizzate le informazioni, poter aggiungere una serie di box di testo all'interno della mia interfaccia, del mio widget, del mio dashboard. Quindi è possibile naturalmente widget organizzarle in maniera, diciamo,
del tutto flessibile, quindi è possibile organizzare la pagina come si ritiene più opportuno, quindi non ci sono vincoli sull'organizzazione dei vari, delle varie diciamo, finestre visualizzate. Come dicevo prima, le mappe possono essere animate o statiche, è possibile aggiungere dei livelli su ogni widget, quindi non ho la necessità di visualizzare soltanto il livello delle informazioni, ma posso aggiungere dei layer, quindi visualizzare più informazioni. E quindi fondamentalmente poter in maniera interattiva, come dire, senza modificare quella che è la mia dashboard, poter cambiare i dati, diciamo, che generano in origine le mie informazioni, le mie visualizzazioni. Questo è alcune, diciamo, aree di applicazione delle dashboard, quindi vabbè, possibile ad esempio vedere animazioni come in questo caso, spero si veda. Fondamentalmente questa animazione che utilizza delle traiettorie che vengono elaborate da Visum, che vengono caricate, che mi mostra ad esempio i timetable del trasporto pubblico. Quindi io con questa animazione posso vedere appunto i vari mezzi che, in base appunto all'orario tabellato, si muovono e diciamo attraversano i percorsi e diciamo passano per le diverse fermate. Posso naturalmente andare a visualizzare tutti i dati di input e tutti, diciamo, i dati di domanda, un altro tipo di altra area di applicazione. Posso naturalmente focalizzarmi sui vari sistemi di trasporto, per cui posso, ad esempio, confrontare diversi sistemi di trasporto, quali sono i volumi che diversi sistemi di trasporto, immaginiamo il trasporto pubblico, gli autobus, il servizio di metropolitana oppure il tram, e posso andare a visualizzare, no, le informazioni in termini di volumi di passeggeri che utilizzano i diversi mezzi di trasporto. Naturalmente questo lo posso fare appunto sul trasporto pubblico, ma lo posso fare naturalmente anche sul trasporto privato, e quindi poter andare a analizzare anche in questo caso volumi e impatti, diciamo, che il trasporto privato ha sulla rete. Posso naturalmente visualizzare tutte quelle sue informazioni legate all'assegnazione che ho preventivamente, diciamo, precedentemente realizzato attraverso Visum. Posso naturalmente andare a sfruttare anche una serie di analisi preimpostate, e quindi posso, come dire, sfruttare quello che già qualche modo è presente all'interno del sistema. In questo caso parliamo di isocroni, fasci di flusso, eccetera. Una volta che ho creato le mie dashboard, il passo successivo è quello di condividere le informazioni con gli stakeholder, quindi, diciamo, quello che era l'obiettivo un po' finale dello strumento, e quindi è possibile, sempre attraverso, riprendendo un po' quello che è lo schema che abbiamo visto precedentemente, quindi è possibile invitare una platea anche molto ampia interessata, diciamo, a collaborare. Come avviene, diciamo, la collaborazione avviene attraverso, ad esempio, dei commenti. È possibile creare dei commenti su singoli oggetti della mappa, quindi magari un determinato link, una determinata intersezione oppure una fermata. I commenti naturalmente possono essere, diciamo, spostati liberamente su tutta la mappa. È possibile, in questo, diciamo, processo di condivisione con gli stakeholders, anche eventualmente assegnare diritti di modifica o, scusate, di visualizzazione a seconda del loro ruolo dell'utente. Quindi posso ad alcuni utenti, alcuni stakeholders che partecipano, diciamo, appunto a questa condivisione, possono addirittura, diciamo, caricare nuovi modelli, nuove informazioni. Altri invece possono esclusivamente visualizzare e naturalmente commentarle. I benefici, quali sono? Sono sicuramente la possibilità che soltanto persone autorizzate possano accedere alle informazioni, okay? E l'altro, diciamo, è possibile, diciamo, appunto, specificare per ogni singolo utente le proprietà e le modalità di accesso alle informazioni.
Questa che vedete qui è lo screenshot del Visum Publisher, quindi la pagina iniziale. Come vedete, diciamo, c'è un'area dedicata al user management in cui, come ho mostrato qui, è possibile fondamentalmente gestire tutti gli utenti, quindi in questo caso vedete qui riportati tutti gli utenti correnti con diciamo, i privilegi, i diritti, in questo caso diciamo, alcuni possono soltanto visualizzare, quindi agiscono come viewer, altri invece possono anche agire come editor e altri diciamo, addirittura diciamo, come amministratori, quindi non c'è un unico amministratore. Naturalmente è possibile anche invitare ulteriori utenti e anche in questo caso fornirgli diciamo, le giuste credenziali e i giusti diciamo, diritti di gestione e di accesso all'informazione. Ultimo punto appunto è quello della raccolta diciamo, dei feedback, quindi poter raccogliere i commenti da ogni singolo, diciamo, da ogni stakeholders e poterli diciamo, elaborare. Qui riportiamo appunto un esempio di feedback, quindi come vedete qui ci sono dei commenti che possono essere direttamente posizionati sulla mappa, che mi danno informazioni su diciamo, eventuali modifiche oppure delle osservazioni. Naturalmente questi poi commenti, queste nuvolette poi possono essere solamente spostate diciamo, in maniera flessibile su tutta la mappa. Naturalmente, e da qui, diciamo, con questo si chiude, no, il processo, diciamo, di presentazione dell'informazione e raccolta del feedback nell'ottica, diciamo, di poter, come dire, aggiornare i dati, creare nuove dashboard e quindi ricominciare il processo, diciamo, dall'inizio. Quindi poter fondamentalmente sfruttare quelli che sono i feedback per poter, diciamo, lavorare in maniera diciamo, più appropriata. Questo è diciamo, lo strumento e come funziona il Visum Publisher. Naturalmente è possibile trovare documentazione già ad oggi nei manuali, ad esempio di PTV Visum, è possibile, diciamo, già riportare appunto informazioni su come è possibile interagire e esportare i dati in Visum Publisher. Naturalmente poi all'interno diciamo, diciamo, della pagina del portale di Visum Publisher naturalmente esistono una serie di strumenti di supporto per appunto, la creazione delle dashboard. Ok, detto questo procederei con appunto la demo, comunque farvi vedere diciamo, in maniera molto rapida quello che diciamo come viene può essere utilizzato questo strumento. Partiamo appunto con un primo modello, questo è un modello della città di Halle in Germania. Come vedete, un modello diciamo in cui è stata fatta un'assegnazione su cui vengono ad esempio riportati in questo caso i volumi sia del trasporto pubblico che se c'è il trasporto pubblico e il trasporto privato sulla mia rete. Una volta, diciamo, che appunto fatto le elaborazioni e quindi, diciamo, creato appunto questo il modello, come faccio ad interagire con Visum Publisher? Semplicemente vado, diciamo, in file su Export e come vedete qui c'è fondamentalmente la possibilità di esportare le informazioni quindi direttamente da Visum su Visum Publisher. Cliccandoci su, naturalmente diciamo devo, e questo diciamo è importante, essere già iscritto, quindi essere già un utente della piattaforma MyPTV. Dopo nella presentazione vi darò diciamo, i dettagli e come potersi iscrivere, come poter diventare utenti. Una volta praticamente che c'è stata, diciamo, ci siamo iscritti, o comunque si accede, come vedete qui, io accedo a questa appunto pagina che è la pagina di login di MyPTV, quindi la pagina, diciamo, degli utenti di PTV.
Ok, in questo caso adesso, come vedete qui, davanti sono collegato, quindi Francesco Oliviero adesso è un utente ed è collegato al sistema. Allora, una volta appunto collegato, ecco che mi appare la finestra in cui mi chiede di selezionare le informazioni, i dati che voglio, diciamo, importare in Visum Publisher. Esistono fondamentalmente due gruppi, due, diciamo, appunto, tipi di dati che è possibile esportare in Visum Publisher. Primo sono naturalmente gli oggetti di rete, quindi fondamentalmente io posso aggiungere degli oggetti di rete, il tipo di oggetto di rete, in questo caso abbiamo gli archi, ma come vedete sono tutti i possibili oggetti che fanno parte, diciamo, appunto del mio modello, okay? Quindi eventualmente matrici, i nodi, le linee, qualunque tipo di informazione che è, diciamo, all'interno, quindi qualunque oggetto di Visum, è possibile, diciamo, naturalmente esportarlo. E naturalmente è possibile poi selezionare, per ogni oggetto di rete, è possibile selezionare gli attributi, okay, che voglio che vengano esportati nel mio Visum Publisher. Naturalmente, per ridurre la quantità di dati che viene esportato, soprattutto per modelli molto complessi, naturalmente posso anche decidere di esportare solamente gli oggetti di rete attivi, okay? Quindi limitarmi soltanto a quel tipo di informazione. Quindi il primo, diciamo, gruppo di informazioni, di dati che posso esportare, appunto, sono quelli relativamente agli oggetti di rete. L'altro gruppo di informazioni sono naturalmente le traiettorie. Qui in questo caso abbiamo tre tipi di traiettorie che è possibile esportare. Una è, diciamo, traiettorie timetable, quindi fondamentalmente i percorsi, il trasporto pubblico dei veicoli e le fermate. Posso esportare i servizi a chiamata, quindi Demand Response Transport Services, quindi DRT. Posso anche, diciamo, naturalmente devo averli, devo aver, diciamo, provveduto ad elaborare questo tipo di informazioni, però una volta che ce le ho, queste informazioni possono essere, appunto, anche queste trasferite in Visum Publisher e naturalmente, diciamo, informazione, diciamo, di simulazione basata sulle attività, appunto SBA, anche in quel caso è possibile trasferire, esportare queste informazioni. A seconda, naturalmente, le informazioni che poi esporto, naturalmente posso avere una serie di diverse, diciamo, altre opzioni per, appunto, l'esportazione. Interessante, diciamo, anche in questo caso, nel momento in cui voglio ridurre la mole di informazioni perché non mi interessano tutte le traiettorie, posso andare a esplicitare il range temporale diciamo, delle traiettorie che voglio esportare e posso naturalmente anche impostare, diciamo, una risoluzione temporale. In questo, diciamo, esempio che è stato preparato, io in questo caso fondamentalmente posso naturalmente andarmi anche a soprattutto quando ho delle esportazioni frequenti, posso ad esempio andare a creare, diciamo, delle selezioni preimpostate, okay, e quindi utilizzare sempre quelle. Per esempio, posso utilizzare in questo caso, diciamo, i parametri che voglio esportare in Visum Publisher che avevamo precedentemente definito. In questo caso esporteremo archi, zone e fermate. Quindi, una volta selezionati quindi gli oggetti che voglio esportare, naturalmente andiamo avanti. Cosa succede? In questo caso, praticamente, io ho, come dicevamo prima all'inizio, poi i dati sulla mia piattaforma vanno organizzati in qualche modo. In questo caso, i dati, diciamo, che abbiamo già, che ho già nella mia, diciamo, piattaforma, nella mia utenza, sono fondamentalmente organizzati in modelli, come abbiamo detto prima. Naturalmente, io posso tranquillamente andare a modificare il nome, diciamo, di questo modello, e all'interno del modello ho una serie di scenari, ok, che io posso fondamentalmente andare a utilizzare. In questo caso parliamo appunto di un'analisi, in questo caso di un'analisi relativamente al 2020, quindi i dati vanno esportati, diciamo, in questo
scenario. Cosa succede? In questo caso, adesso, diciamo, quando faccio l'import, l'export, il sistema mi avvisa che i dati, cioè, già è presente, già sono presenti delle informazioni su questo determinato scenario. Naturalmente, diciamo, le posso tranquillamente aggiornare. Una cosa importante è che anche qualora aggiornassi le informazioni esportate da Visum, non cambierebbe naturalmente, non devo andare a modificare nel momento in cui esporto, diciamo, si cambia la base dati sulla piattaforma, su Visum Publisher, ma non è necessario intervenire sulle dashboard che rimarranno sempre le stesse. Ok, in questo caso ho esportato i dati, ecco, diciamo che parte l'esportazione, come vedete qui è partita, diciamo, l'upload delle informazioni che, diciamo, opererà in background. In questo caso facciamo anche, questo qua abbiamo importato questi dati, posso anche importare ad esempio questo modello che prevede invece il forecast, diciamo, modello, diciamo, di forecast. Anche in questo caso io posso, con la stessa procedura, andare a caricare le informazioni. In questo caso l'associerò non più allo scenario analisi 2020, ma al forecast 2025. In questo caso faccio esporto, stesso discorso perché già sono stati precedentemente caricati i dati, ed ecco, diciamo, che il sistema in background mi va a caricare le informazioni sulla mia piattaforma. Ora, vediamo che cosa invece succede, diciamo, a questo punto, diciamo, in Visum. Ecco qua. In realtà sono già dentro. Scusatemi, chiudo un attimo le. Allora, come vedete qui, fondamentalmente io, questa è la mia pagina. Naturalmente posso anche farvi vedere, ecco, la pagina, diciamo, del prodotto, quella che gli utenti possono. Ecco qua, in questo caso praticamente è stato caricato con successo, sono stati caricati con successo i dati relativamente al modello, allo scenario analisi 2020. Questa è l'interfaccia, diciamo, di accesso al Visum Publisher, ok? Dove qui avete la serie di informazioni appunto sull'utenza. Come vedete qui ci sono una serie di spazi su cui posso lavorare, l'user management l'abbiamo visto prima, quello, diciamo, che a noi interessa, su cui lavoriamo, è naturalmente, diciamo, lo spazio delle dashboard. Eccole qui visualizzate. Anche, diciamo, il forecast sul 2025 è stato caricato. Ecco. Allora, partiamo naturalmente con i dati, ok? Ecco qui, vedete il modello che era stato, diciamo, creato, caricato, e poi naturalmente i dati, ok, che ho appena caricato. Per quanto riguarda lo scenario analisi del 2020, come abbiamo visto prima, abbiamo caricato archi, fermate e zone, ok? E stesso dicasi per diciamo, la previsione 2025. Naturalmente, andando diciamo, su ogni singolo diciamo, modello, scenario, posso naturalmente lavorarci, posso editarlo, in questo caso posso cancellarlo se decido appunto, di modificarlo. Quello che non posso fare, scusami il nome, quello che non posso fare è, come dicevo prima, caricare i dati direttamente da questa interfaccia. Come vedete qui, per poter caricare i dati su Visum Publisher, devo necessariamente utilizzare Visum per poterli appunto caricare. Per poterli caricare, dopodiché ad utilizzarli posso, come dire, utilizzarli, diciamo, e lavorarci naturalmente senza più l'utilizzo di Visum. Diciamo, nel tab, diciamo, dashboard, avete tutta una serie di appunto di dashboard. Questi sono, diciamo, due che avevo così
diciamo, preparato, ma fondamentalmente possiamo vedere come creare una nuova dashboard. Allora, come vedete qui rivedete un pochettino quello che è stato, diciamo, mostrato attraverso le slide. Fondamentalmente io ho una serie di strumenti che consentono di creare dei nuovi widget e quindi aggiungere, diciamo, informazioni sulla mia dashboard. Ovviamente è possibile modificare il nome, diciamo, della dashboard. È possibile fondamentalmente, eventualmente rigettare alcuni cambiamenti. C'è una serie di un help che mi consente di poter, come dire, lavorare e di poter creare appunto delle dashboard, quindi una formazione, diciamo, su supporto, diciamo, alla costruzione delle dashboard. Come vedete qui, io posso fondamentalmente, ho già una serie di dati, quei dati che sono stati caricati, che io posso, diciamo, utilizzare per creare, ecco. Queste sono le mie informazioni che ho caricato nella mia, diciamo, area di dati e posso fondamentalmente creare, no, le mie dashboard. Posso, ad esempio, cominciare sulle zone. In questo caso, probabilmente sono le zone relativamente al modello 2025. Ecco, posso aggiungere la mia dashboard, la mia widget, scusatemi, e quindi fondamentalmente posso andarlo a, diciamo, come dire, impaginare e realizzare, diciamo, e creare la mia dashboard, tutta una serie di informazioni. Naturalmente posso modificare, in questo caso, diciamo, una serie di parametri che vanno dalla sorgente dati. In questo caso parliamo di zone. Posso utilizzare, sto utilizzando adesso appunto i dati relativamente al 2025, potrei caricare i dati relativamente al 2020. Posso andare, diciamo, a come dire, definire i colori in base a determinati, diciamo, attributi. In questo caso, diciamo, sto utilizzando, diciamo, la colorazione avviene sulla base del numero di connessioni, ma naturalmente posso scegliere, come vedete qui, tutti gli attributi che io ho caricato, ok? Diciamo, nei dati relativamente alle zone, ok? Quindi qua abbiamo detto numero di connessioni. Posso fare naturalmente una serie di modifiche sui colori. Posso eventualmente, diciamo, in questo caso qui aggiungere, come vedete qui, no? La dimensione del poligono. Abbiamo scelto dei poligoni. La dimensione del poligono mi dà il tempo di viaggio medio attraverso il trasporto pubblico, e invece, diciamo, la colorazione mi dà il numero di connessioni. Okay? Io posso questo modificarlo e voglio dire: ok, la dimensione non è appunto il tempo, ma posso immaginare il traffico di origine, per esempio. Ok? E quindi in questo caso mi dà informazioni appunto sul traffico di origine. In questo caso ho anche una serie di subattributi, okay, che in questo caso utilizzano diciamo, la somma di dati aggregati, ma posso utilizzare il valore massimo, per esempio. Quindi posso, diciamo, di conseguenza andare a modificare anche questo tipo di informazioni. Come accennavo prima, è possibile anche aggiungere sulla stessa, diciamo, sullo stesso widget una serie di layer aggiuntivi, quindi aggiungere nuovi layer. Posso immaginare ad esempio dei punti. In questo caso posso scegliere sempre delle fermate. Okay? In questo caso avrò appunto visualizzato sia i dati relativamente appunto al numero di connessioni sulle varie zone, che anche, diciamo, il valore delle fermate. Anche in questo caso posso cambiare, ad esempio, il colore. Ad esempio, posso, in questo caso sono discesi in destinazione, ma posso ad esempio cambiare il colore in base al totale dei trasbordi. Okay? In questo caso cambierò appunto il colore, diciamo, delle fermate in base al numero di trasbordi, e posso ad esempio anche andare a modificare la dimensione del nostro, diciamo, nostro punto. Quindi il raggio del nostro punto in base, ad esempio, al numero di linee attraversate da quelle fermate. Okay?
Queste informazioni, naturalmente questi layer, come vedete qui li posso visualizzare tutti all'interno di un'unica appunto widget e naturalmente posso immaginare di diciamo, come dire, creare livelli sovrapposti e quindi mettere diciamo, in rilievo un livello piuttosto che un altro. Naturalmente posso anche diciamo, aggiungere ulteriori widget che è sempre nella stessa pagina. In questo caso, ad esempio, potremmo aggiungere in questo caso le zone però relativamente al 2020, ok? E anche in questo caso qui avrò le stesse, diciamo, i dati relativamente al 2020 che è a fianco, no? Che è a fianco praticamente ai dati relativamente al 2020 e 25, quindi le previsioni. In questo caso posso fondamentalmente andare a come dire, visualizzare side by side magari informazioni comparabili, come in questo caso, diciamo, le condizioni attuali e quelle attese in futuro. Posso anche naturalmente andare ad aggiungere anche, diciamo, del testo, ok, dove magari voglio, come dire, spiegare di cosa si tratta, ok? Diciamo, cosa si riferisce questa dashboard, quindi dare un minimo di spiegazione, no? alla mia dashboard e, come dicevo prima, poter anche aggiungere dei grafici. In questo caso posso immaginare di aggiungere un grafo a colonne, ecco, e posso andare, diciamo, in questo caso a scegliere appunto una serie di contiamo, diciamo, sugli archi, posso andare a creare appunto il mio grafico a colonne. In questo caso, sull'asse delle X posso trascinare gli elementi, ecco, come in questo caso qui. Posso, ad esempio, immaginare il volume di passeggeri sull'asse delle Y, ecco qui che viene riportato in questo modo, diciamo, un grafo, diciamo, appunto a colonne a barre e quindi, diciamo, integrare ulteriormente la mia dashboard. Per quanto riguarda, quindi, diciamo, una volta che è stata, diciamo, costruita la mia dashboard, è possibile salvarla, è possibile, diciamo, condividerla. In questo caso, diciamo, non ho diciamo, la parte di condivisione perché, essendo, diciamo, la nostra versione, diciamo, quella che sto utilizzando, una versione anch'io trial, fondamentalmente non mi permette di condividere all'esterno, se non con gli utenti interni, diciamo, questo tipo di informazione. L'altra cosa, diciamo, che è poi l'ultimo punto del prodotto è naturalmente quello di poter commentare, no, e dare informazioni. In questo caso, ad esempio, io posso su questo specifico, in questo caso ho selezionato un oggetto, ho selezionato una zona. Su questa zona posso andare ad aggiungere ad esempio un commento, ok? E in questo caso posso, diciamo, fornire il mio commento, poterne dare una categoria del commento, no? Quindi immagino che l'oggetto sia da rimuovere, oppure mancano degli oggetti, oppure una serie, diciamo, di categorie di informazioni che posso condividere. In questo modo, appunto, chi ha realizzato il modello, chi ha realizzato, diciamo, chi ha lavorato su questi risultati, ha un feedback dagli utenti e può, diciamo, sfruttare il feedback per poter modificare le informazioni. Rapidamente vi faccio vedere una serie di dashboard che, diciamo, che già esistono, sono state realizzate. Per dare, diciamo, più che altro, come dire, diciamo, per darvi idea, diciamo, delle potenzialità dello strumento. In questo caso abbiamo una dashboard. Questo è quello che appare all'utenza, ok? Quindi non è la parte di editor, non vedo la parte di editor, ma vedo praticamente quindi una visualizzazione come se fosse visto da uno stakeholder. In questo caso qua, vedete, c'è la parte di animazione, diciamo, del timetable. Come vedete, è possibile appunto costruire l'animazione, è possibile, magari acceleriamola un po', se no è troppo lenta, possibile, come abbiamo detto, aggiungere una serie di
informazioni, no? Diciamo, di testo che spiegano i dati che sono visualizzati. Posso, diciamo, come dire, questa è una delle possibili, posso, quindi quella è un'animazione di una timetable, posso appunto avere dati affiancati, no? In questo modo e poter, come dire, visualizzarli. Cosa interessante è che i due UI widget in questo caso sono sincronizzati, per cui se io clicco su una zona, no? In questo caso in realtà sono visualizzati entrambi diciamo, i grafi, ok? Quindi in questo caso si parla di un grafo con diciamo, diciamo, valori di attrazione casa lavoro per utenti che sono, diciamo, hanno disponibilità dell'auto, quindi hanno l'auto invece in questo caso senza l'auto. E questo, come vedete, fondamentalmente anche qui posso fare dei commenti su uno dei suoi grafi e aggiungere delle informazioni. Questi, diciamo, sono più o meno, posso immaginare anche, diciamo, delle informazioni sul ride sharing, per esempio. Cerchiamo di velocizzare un po', quindi il DRT, le traiettorie del DRT, diciamo prima. Siamo relativamente appunto ai numeri di passeggeri. E al numero, diciamo, di richieste. Questo, diciamo, è principalmente bike sharing e trasporto pubblico, tutta una serie di, appunto, di possibili visualizzazioni, appunto, in questo caso di informazioni, e questo, diciamo, è il modo con cui posso presentare attraverso Visum Publisher le informazioni ai miei stakeholders. Torniamo sulla presentazione. Allora, come dicevo, come è possibile accedere a Visum Publisher? Esiste naturalmente una versione free, una versione, una trial di 30 giorni con cui uno può cominciare a lavorarci, cominciare a prendere confidenza col prodotto. Naturalmente, è necessario registrarsi e creare un account MyPTV. Qui vedete la pagina, riportata la pagina. Di Visum Publisher, vi collegate e potete, diciamo, una volta registrati, accedere appunto a questa versione trial. E direi che è tutto da parte mia, credo siamo anche con i tempi, credo che siamo anche messi bene. Sì, direi di sì. Sì, Quindi attendiamo eventuali domande. se ci sono domande potete chiedere sia per alzata di mano sia scrivendo. Naturalmente, diciamo, poi al di là diciamo, di questo momento, eventualmente, diciamo, altre domande, possiamo, diciamo, potete tranquillamente scriverci, contattarci e, diciamo, se poi vi vengono curiosità, domande, diciamo, magari più tardi, insomma, non abbiate nessun, Sì, diciamo, sì, sì. timore, scriveteci e possiamo tranquillamente, diciamo, rispondervi, magari organizzare anche, diciamo, nel caso delle demo personalizzate, più specifiche, e ho cercato di darvi un'infarinatura, date anche i tempi, su quelle che sono le potenzialità dello strumento, ma come avete visto, diciamo, si possono fare tante cose e quindi. Ah, abbiamo una domanda. Chiedono, c'è modo di avere anche dei grafici che mostrano il delta tra più scenari? Assolutamente sì, naturalmente queste informazioni vanno in qualche modo. Allora, Visum Publisher non elabora dati, diciamo, è un publisher, quindi li visualizza. Qualunque tipo di dato che io voglio visualizzare, compreso la possibilità di confrontare scenari diversi, questo è qualcosa che va fatto naturalmente attraverso Visum. Quindi creando nuovi attributi, creando, diciamo, nuove
nuove informazioni, nuovi dati elaborati, però posso, diciamo, visualizzare quelle informazioni. Quindi, cosa importante è Visum Publisher non elabora dati, i dati devono essere già elaborati. Visum Publisher mi consente di visualizzare con animazione, come abbiamo visto, widget, eccetera, le informazioni, ma qualunque tipo di elaborazione, confronto, eccetera, va, diciamo, come dire, realizzata, elaborata attraverso Visum e poi visualizzata e pubblicata con Visum Publisher. Ok, chiaro direi. Non vediamo altre domande. Aspettiamo ancora un minutino se magari qualcuno viene in mente qualcos'altro. Poi naturalmente, come Altrimenti. diceva Veronica, poi avrete, diciamo, a disposizione il video, diciamo, di questa presentazione, di questo webinar, tutte le informazioni per creare un account, partire con la versione trial, le trovate disponibili sul nostro, diciamo, sul nostro portale web. Quindi tutte le informazioni le trovate lì. Se non dovesse trovarle, scriveteci e diciamo, vi daremo le indicazioni necessarie, le indicazioni giuste. Ok, io se non ci sono domande forse concluderei anche perché siamo in realtà appunto sono quasi le 4, quindi con i tempi ci troviamo. Quindi ringrazio Francesco e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e vi invitiamo sempre a seguire i nostri canali social per insomma vedere i prossimi webinar. Grazie a tutti. E buona giornata. Grazie e buon pomeriggio. Alla prossima.